Buongiorno a tutti, nuovo tutorial. Oggi parliamo di pulizia degli pneumatici, perché noi ci concentriamo tanto sulla pulizia dell'auto, ci concentriamo moltissimo sulla pulizia del cerchio, ma anche lo pneumatico ha bisogno sicuramente ogni tanto di essere pulito in un certo modo. Quindi oggi guarderemo come è possibile effettuare una pulizia accurata dello pneumatico, ma soprattutto poi come andarlo a proteggere, al di là del classico nero gomme che si utilizza spesso anche dai benzinai o comunque insomma nei centri di lavaggio. Noi andremo a proteggerlo in maniera un po' diversa, ma partiamo subito col tutorial, sigla e poi iniziamo. Nel nostro tutorial andremo a utilizzare principalmente i prodotti della linea DBL, ma non è obbligatorio. Io vi posso consigliare questi perché sono prodotti che utilizzo e che so che hanno, diciamo, una certa efficacia, direi molto buona, su quello che è il tutorial che adesso andremo a fare insieme. Ma prima di tutto, allora, si verifica ovviamente la condizione dello pneumatico. In questo caso questo non è messo malissimo, i cerchi sono anche piuttosto nuovi, quindi come potete vedere non avremo bisogno di fare tantissimo. Allora, prima di tutto andiamo a vedere che cosa ci serve a livello di strumentazione e di prodotti. Ho detto che prima che io utilizzo in questo caso nel mio tutorial principalmente la linea DBL, perché è quella che qui all'interno della GM Detailing utilizzo maggiormente, ma potete usare anche ciò che avete in casa. Io vi do dei consigli sui prodotti di questa linea perché sono comunque professionali, non costano un'esagerazione e secondo me fanno il loro lavoro. Al di là che, come ripeto, torno a ripetere, l'azienda mi paga o non mi paga per dire queste cose, ma anche se mi pagasse, cioè voglio dire, sapete che come più volte ho detto, non solo nei tutorial, ma anche all'interno di altri video, che se lo faccio è perché sono sicuro che l'azienda funziona bene, altrimenti la mia faccia certo non la metterei. Aperto e chiuso parentesi. Che cosa ci serve per pulire bene una gomma? Se avete un'idropulitrice meglio ancora, perché vi servirà fare i risciacqui abbastanza energici sullo pneumatico, perché altrimenti rimarrebbe completamente marrone dopo il primo ciclo di sgrassaggio. Ci servono delle spazzoline, possibilmente con setole molto piuttosto rigide o molto rigide, io utilizzo anche questo e anche questa qua che è una via di mezzo. Spazzoline che potete trovare sempre sia sul sito di carcaredetailing.com oppure spazzoline anche di questo tipo che potete trovare in qualsiasi supermercato. Poi utilizzeremo Grinjine, che già fa un ottimo lavoro di sgrassaggio. Possiamo utilizzare APC oppure addirittura, meglio ancora, utilizzare questo prodotto che è della linea specifica per la gomma. Allora, se volete fare un lavoro più specifico, ovviamente si va ad utilizzare questo prodotto perché è un prodotto studiato apposta per la pulizia e lo sgrassaggio dello pneumatico. Se in casa non ce l'avete, come vi ho detto, potete utilizzare Grinjine, che è un prodotto di sgrassaggio che viene utilizzato su tutta la parte dell'auto interno, sia di questa parte, per esempio, del sottoscocca, del cerchio della gomma e anche del motore. Mentre APC, che è sempre, può lavorare tranquillamente come sgrassatore, anzi è il suo lavoro specifico che fa, oltre che essere utilizzato sulle plastiche, perché è studiato principalmente per quello, può essere usato anche sullo pneumatico, più o meno fa lo stesso lavoro. È ovvio che, come dico sempre, se utilizzate il prodotto specifico il risultato è certamente migliore. Adesso andiamo a vedere insieme la lavorazione e mi raccomando, sia a livello chimico, a livello meccanico, bisogna lavorare molto bene.
ma soprattutto risciacquare molto bene. Andiamo a vedere. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the drive. Mentre lasciamo agire un attimo il prodotto, che come vedete sta già togliendo lo sporco, lo lasciamo agire un attimo e poi cominciamo a lavorarlo con la spazzola. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Fatto questo, possiamo effettuare già il primo risciacquo. Se siete sicuri di aver fatto un buon lavoro, quindi con un ottimo risciacquo, non ci resta altro da fare adesso che aspettare che la gomma si asciughi, oppure asciugarla con un soffiatore. Questo ci permetterà di lavorare poi con un protettivo a gomma asciutta. In questo caso ve ne farò vedere tre. Qui si va un po' a gusti, c'è chi preferisce la gomma lucida, chi la preferisce effetto opaco, matte, come dovrebbe essere di fabbrica, cosa che preferisco effettivamente anch'io. La DBL in questo caso fa tre tipi di protettivi. Questo qui, questo, che è una crema, e questo. Allora, tutti e tre durano. L'ultimo che vi ho fatto vedere, più o meno dalle prove che ho fatto su diverse macchine di clienti, arriva quasi a un mese di protezione, mentre gli altri durano anche di più. Questo qui è quello più semplice, motivo per cui è anche probabilmente il più gettonato. Questo si spruzza intorno alla gomma come un classico nero gomma, si spruzza con lo spruzzino, come vedete, lo date, se volete lo rifinite con un tamponcino e poi lo lasciate asciugare. Mentre quello che preferisco io è questo qua, ed è una mousse che va applicata ovviamente con un tampone e poi asciugata possibilmente con un soffiatore. Questo rende la gomma più opaca, ma allo stesso tempo più protetta da tutto ciò che sono le sporcizie che lo pneumatico può prendere. Dà un bellissimo effetto e dà anche un'ottima protezione, perché anche la gomma con i raggi UV, con il calore, tutto quanto si usura. Questo livello di protezione ci permette di mantenerla un po' più a lungo, ok? Quindi andiamo a vedere un po' le procedure. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Vedete come la gomma risulta già più pulita. Se vi ricordate che prima c'era anche un bollino rosso, adesso non c'è più, perché è un colore che io ho tolto attraverso questa tipologia. Allora, se non avete un soffiatore potete utilizzare anche il foam, ci metterete un po' di più, però si può fare.
Adesso da già così dà il suo effetto quasi originale, la gomma sembra nuova, ma io la voglio proteggere, per cui andremo a utilizzare, in questo caso vi faccio vedere quello a mousse, sulle altre gomme vi farò vedere le altre procedure. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Anche in questo caso non ho ceduto col prodotto, io ho utilizzato questo, ce ne sono di diversi tipi, tamponi che potete utilizzare. Questa è una mousse alta, ha un profumo molto gradevole. In questo caso non ha pittogrammi, non avete bisogno di niente di mettere la mascherina. I guanti ve li consiglio comunque sempre. Invece gli altri, allora questo qua è a gel, ma lo vedremo su un'altra gomma, mentre l'altro protettivo ha bisogno comunque di utilizzare la mascherina. Controllate sempre bene i pittogrammi, vedete questo qui ha questo simbolo, pericoloso per i polmoni, per respirare, quindi mettete la mascherina. Questo addirittura li ha tutti i pittogrammi. Questo qua è spray, ma lo vediamo dopo. Adesso andiamo, attendiamo un attimo che il prodotto agisca e poi andiamo a asciugarlo di nuovo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle. Ecco. Tendenzialmente poi il prodotto, oltre ad averlo asciugato come vi ho fatto vedere, lo potete lasciare asciugare tranquillamente anche da solo, ma se gli date anche un tocco con il phon, con il calore, il prodotto agisce meglio e persisterà più a lungo sulla superficie. Ecco, questo è il risultato. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Adesso però andiamo a vedere su un altro pneumatico anche l'utilizzo di altri prodotti, perché se non avete in casa questi che vi ho fatto vedere, potete utilizzare tranquillamente gli altri. In questo caso ho utilizzato Green Giant. Vedete che agisce lo stesso, ma non ovviamente a livello del prodotto che vi ho fatto vedere prima. Lo sgrassaggio lo fa, ma non fa uscire dai pori completamente lo sporco. Adesso andiamo a vedere anche APC. Allora, questa gomma l'abbiamo pulita e sgrassata, come vedete la differenza c'è, perché queste non sono venute via al 100%, andrebbero rimosse, anche se la gomma di per sé è pulita, se volete ottenere un risultato migliore, lavorate sempre col prodotto specifico. In questo caso, vi ripeto, ho utilizzato Green Giant, ma anche se dovessimo utilizzare APC, e adesso lo vediamo, vedrete che farà comunque ancora reazione. Sgrassa, ma non viene fuori quel colore marroncino come con il suo prodotto specifico che vi ho fatto vedere prima, cioè il Tire Cleaner, perché quello rimuove molto molto meglio. Anche qui fate l'azione meccanica
e poi andate a rimuovere risciacquando. Motivo per cui io consiglio sempre, sempre di utilizzare il prodotto specifico per quella funzione, ovvero Greengine, IPC, lavorano sì sulla gomma, ma non certo come l'altro. Adesso la gomma l'abbiamo pulita, asciugata, risciacquata, è comunque pulita, ma non ha certo l'effetto della prima gomma che vi ho fatto vedere. Adesso andiamo a lavorare con il doppio protettivo, in questo caso una parte ve la faccio con questo, quindi a spruzzo andiamo a lavorare sulla prima gomma, facciamo una parte, ecco. Anche qui se volete potete asciugare con il phon oppure lasciare che il prodotto si asciughi da solo o rifinire con un microfibra. Questo ha un effetto più lucido, quindi non opaco, dura molto meno rispetto alla mousse, ma i suoi effetti nelle prime settimane sono uguali, cambia solo il grado. Se volete la gomma più lucida utilizzate questo qua, se volete la gomma più matte e più duratura nel tempo a livello di protezione, perché tutti e tre fanno anche un effetto idrofobico, idrorepellente, potete utilizzare la mousse. Il secondo prodotto che vi ho detto è un gel, che è questo. Andiamo a fare l'altro pezzo di cerchione, di gomma. Andate a posizionare anche in questo caso il prodotto sul microfibra, sul tamponcino, scusate, e poi lo andate a lavorare in questo modo. Anche qua non eccedete col prodotto. Se volete lasciarlo asciugare da solo, lo lasciate asciugare, altrimenti utilizzate sempre un soffiatore o un phon nel caso, asciugate un po' la gomma e andate a rifinire in questo modo. Questo è un lavoro che potete fare su tutte e quattro le gomme. Anche la Innova, che adesso uscirà con un prodotto specifico per gli pneumatici, se al momento sapete che potete utilizzare questi della DBL, ci sono anche altri marchi, ripeto, ma io mi trovo molto bene con questi, per cui se da detailer ve li consiglio, perché anche i prezzi sono prezzo buono per il privato, perché a livello di professionista non stiamo lì a guardare il prezzo, guardiamo principalmente la qualità del prodotto. Giustamente il privato guarda anche il prezzo, ma se devo fare un paragone di rapporto qualità prezzo, sicuramente a DBL al momento sul mercato è uno tra i migliori per quanto riguarda il settore anche privato. Io vi saluto e vi ringrazio e noi ci vediamo martedì per il prossimo tutorial, che sarà dedicato agli IPA o ai check. Ciao, ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere la campanella, che a voi non costa nulla, ma per noi fa tantissima differenza. Al prossimo video, ciao.